Carla e Peter sono in viaggio con la bici verso montagna, dove sorge uno dei primi ripetitori TV dell'Alto Adige. Impianti come questo dal 1966 hanno reso possibile la ricezione della Tagesschau, il TG in lingua tedesca della Rai di Bolzano. Ma la storia della Rai di Bolzano ha inizio nel lontano 1928. In tutta Italia c'erano all'epoca tre stazioni radio dell'EIR, l'ente pubblico radiofonico fascista, a cui si aggiunse come quarta quella di Bolzano, con il compito di trasmettere l'inaugurazione del Monumento alla Vittoria il 12 luglio del 1928. La trasmissione andò in onda da uno studio provvisorio di Via della Mostra. Chiaramente è un segnale di quello che si ha intenzione di fare di questa stazione radio EIR, non prevista nel piano di sviluppo dell'EIR del 1927, cioè di servire da strumento di italianizzazione dell'Alto Adige. Il 1 giugno del 1928 si decise di realizzare la stazione radio EIR di Bolzano. Un mese dopo già si iniziarono le trasmissioni e tre anni più tardi l'emittente si trasferì in un edificio di nuova costruzione in via Cassa di Risparmio. Dal 1936 il nuovo impianto trasmittente di Monticolo garantì una migliore ricezione per competere con le ottime emittenti in onde medie germaniche e austriache. La perfetta efficienza dei diversi tratti dei cavi telefonico-musicali. Erano fatte soprattutto, intanto erano fatte a livello locale perché mancava ancora il relè con le altre stazioni delle altre città. E era fatta soprattutto di musica e di discorsi dei gerarchi fascisti. Le telefoniche italiane permettono di registrare su di un nastro magnetico gli avvenimenti che hanno luogo nelle ore in cui il pubblico non è generalmente in ascolto alla radio. Le registrazioni vengono poi inserite nei programmi e trasmesse alle ore ritenute più opportune. La modesta autonomia nella programmazione ebbe breve durata, poi fu il centralismo romano a dare il tono. 2, 1. Negli anni 30 si puntava soprattutto sulla musica e sulla propaganda politica. Nella programmazione furono accolte anche trasmissioni da paesi esteri amici, con un'eccezione. Quando veniva trasmessa musica tedesca, si escludeva la zona dell'Alto Adige. Verdi, al contrario, era bene accetto. C'era molta, infatti, anche quando venne Mastro Mattei dal 33 in poi, lui difese molto l'orchestra EIR, che infatti successivamente venne sciolta. L'orchestra EIR di Radio Bolzano era un'orchestra molto importante, poi c'era anche il trio che suonava molto, eccetera, e funzionò dal 28 al 34 per lei. Poi i musicisti vennero licenziati perché la sede centrale, la direzione dell'EIR a Roma, e disse che non serviva la produzione locale e si poteva sentire tutto quello che veniva fatto nelle altre città, che dava garanzia di migliore qualità. La radio rurale costituisce ormai un benefico elemento sussidiario dell'istruzione elementare. Per portare la radio, veicolo di italianizzazione, nei paesi più sperduti dell'Alto Adige, si installarono dei ricevitori nelle aule scolastiche. Radio rurale divenne materia di insegnamento. La macchina propagandistica non risparmiava nemmeno i più piccoli. Quando
Quando gli americani, nel 1945, posero fine all'incubo fascista, non era ancora chiaro che destino avrebbe avuto l'Alto Adige. Con la loro richiesta di trasmissioni bilingui, gli americani posero comunque le basi per il futuro sviluppo della RAI Senderpozen. I settori tecnico, amministrativo e della programmazione restarono in mano italiana, quando nel 1960 il Senderpozen si trasferì nella nuova sede RAI in Piazza Mazzini. Con programmi popolari, la radio nel frattempo aveva conquistato una vasta audience. Quando però nel 1966 si mise in onda addirittura un programma televisivo locale, vi fu chi contestò l'iniziativa, sostenendo che era nata al solo scopo di impedire la ricezione dei programmi esteri in lingua tedesca. Anche se il vescovo Gargitter dette la sua benedizione all'inaugurazione della Tagesschau, la politica, in primis l'allora presidente Magnago, si espresse solo 10 anni più tardi. Da 10 anni ormai il Senderpozen trasmette giornalmente un proprio programma televisivo di 1 ora e mezza. In questa occasione vorrei ringraziare la RAI per questa iniziativa, perché, a prescindere da come la si voglia giudicare, è venuta incontro alle esigenze della popolazione tedesca del Sud Tirolo, negli importanti settori dell'informazione, della trasmissione del sapere, della cultura e dell'intrattenimento. Der Wissensübermittlung, der Kultur und der Unterhaltung entgegengekommen ist. Carenze tecniche e processi produttivi farraginosi resero molto difficile lo svolgimento del proprio lavoro ai realizzatori dei programmi TV dei primi anni. Solo pochi professionisti potevano vantare un'esperienza nel settore. Devo dire in tutta franchezza che i filmati di allora non erano molto peggio di quelli di oggi a livello giornalistico. All'epoca ancora ci si preparava giornalisticamente, cosa che attualmente si può dire solo in pochissimi casi. Accanto a Fritz Scrinzi, il redattore RAI con più anni di servizio, a Bolzano furono i giornalisti Paul Pichler e Robert Pöder a caratterizzare in modo determinante l'identità dell'emittente. Auf der einen Seite haben wir die Herausforderung mit Begeisterung angenommen und auf der anderen Seite da un lato abbiamo accettato la sfida con entusiasmo. Dall'altro va detto oggi che eravamo di una presunzione senza limiti, ma anche molto ingenui. Ma fuori, nei paesi, ci accoglievano come degli dèi, e ciò era bello, a prescindere dal fatto che già sapevamo quel che ci si aspettava da noi. Eravamo i rappresentanti dell'ente pubblico radio-televisivo italiano. Abgesehen davon, dass wir natürlich schon gewusst haben, was man von uns erwartet. Wir waren die Platzhalter des italienisch öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Le attrezzature tecniche della Tagesschau degli anni 60, nel frattempo, sono diventate dei ferri vecchi. Non così l'ampia autonomia di cui oggi gode il Senderpozen, che iniziò a trasmettere un TG locale nel 1966, 13 anni prima delle altre regioni italiane e 22 prima degli studi regionali austriaci. Thank you.